All'orizzonte il nulla avanza. A parte che a me sembra che stia soltanto per piovere, eh? Non piove da 10 mesi. Il nulla avanza, inghiottendo le nostre anime. Adesso io voglio vedere in mezzo a questa strada il nulla che inghiotte un'anima. Fammi vedere. Vedi Marlo, dove stiamo andando? Allora adesso ti porto a saccheggiare i supermercati da bravo italiano. Se non possiamo propagare il morbo, almeno un po' di panico. Propaghiamo. Cerchiamo di non farci arrestare però. Attenzione, per propagare bene il panico c'è da mettersi la mascherina, la famosa mascherina. Tu ce l'hai la mascherina? Questa non è neanche quelle. È quella da giappo minchia dei cosplayer. Io lo so, però magari riusciamo a trovare qualcosa fuori. Tu sei sempre il solito sprovveduto che ti sveglia all'ultimo. Ce l'ho io una mascherina di fortuna per te. Vieni, vieni, adesso te la metto. E dovrei andare tutto il giorno in giro con questa mascherina? Acchittati, acchittiamoci qua con la mascherina. Raga, che schifo, raga. Anche lo scocci, aspetta che se no va la via. Ma che merda mi stai facendo? No, raga. No raga, no. Io devo andare in giro così. Sei bellissimo. Vuvuzela. Le strade sono deserte. Hai guardato l'orologio, lo sai che è mezzogiorno, vero? Staranno cucinando. La desolazione. Il sole che filtra tra i palazzi. È in alto, le ombre sono in terra, è in alto il sole. Intere palazzine in quarantena. Secondo me sembra mangiare, va molto lì. Guarda, è morto qualcuno, hanno steso le lenzuola. Vabbè, ma le avranno asciugate, c'è il sole, le stanno asciugando. Che cazzo fai? L'untore dietro l'angolo. La pirla dietro l'angolo, mi hai fatto anche spaventare. La gente impanicata. Sì, sei l'unico che corre. La morte corre per le nostre strade, cavalcando il suo nero destriero. Ma se sei sopra un papero, cosa stai dicendo? Il suo nero destriero, scheletrico. La foresta invade le città ormai abbandonate dagli uomini. Eravamo in un parchetto, e un parchetto ci sei anche lì. La gente rifugiata in casa. Ma adesso basta essere al cellulare, guardala bene, guardala bene. La mortalità infantile. Un passeggino buttato in un fossato. L'ombra della morte. E rientra dentro di me. La cupola di San Gaudenzio. È comunque romantica nonostante tutto. Guarda i fiori che cadono e volano. La gente in quarantena. Se no sarà scappando dalla paura di rubare. La medicina che non risponde. La fede che ti abbandona. I balletti mi attraggono. Che è qua? Ah, uno si è rotto una gamba. No, l'unico caso di coronavirus reale, tu mi dici che si è rotto la gamba? Ma si è rotto una gamba, c'è anche la barella lì. Guarda bene, c'è una barella. Si sarà fatto male. I politici impotenti. Collusi con la mafia. Sai che hai fatto un po' di confusione, eh? I cani abbandonati in auto a morire. Ma non sta morendo, c'era anche il finestrino giù, è carino, guardalo. C'è gente nel mondo che non ha dei veri problemi, come noi che abbiamo il virus. Ma come hai fatto a toccare il banchetto? Vedi. L'assalto per i beni di prima necessità. No, parlo, metti giù. La necessità, metti giù. Mentre in realtà chi davvero continua a uccidere intere famiglie italiane è sempre lei. La paura è l'arma che i mass media usano contro di noi. Non farti fottere.